Ma bene a tutti, siamo qua, come vedete, con Mirage e siamo pronti ad affrontare il viaggio insieme di Basim. Mi avevate già chiesto di questo ricordo. Ho mentito, non l'ho dimenticato. Temevo che ne avremmo tratto la lezione sbagliata. Ma quest'uomo ha vissuto molte vite e ha molto da insegnarci. Eppure, quando venne da noi, era poco più di un ladruncolo. Viveva alla giornata nelle strade di Baghdad, sognando un futuro migliore. Non soltanto per sé, ma anche per tutti gli emarginati che vedeva soffrire. Perché visse in un'epoca d'oro, nel cuore e nello splendore del califfato abbaside. Ma sotto quella patina dorata si nascondeva la corruzione. L'ordine degli antichi si fece strada per imporre la sua crudeltà nell'intera regione. Gli occulti, ci chiamavamo così, si opposero, colpendo i nemici dall'ombra. Un conflitto eterno. Secoli fa, lui ne fu al centro. Basim ibn Ishaq. Rese onore al credo, lo mise in dubbio. Così faremo noi. Tutti possiamo confondere l'ombra che percorriamo con la luce che dobbiamo servire. Forse anche noi verremo messi alla prova come lui. E temo che accadrà molto presto. Calma, Basim. Respira. Era ancora il Jin? E cosa voleva il nostro amico stavolta? Strapparmi le carni dalle ossa. Divorarmi le viscere. Non ha molto da dire, però lascia il segno. Sento ancora il suo tocco sulla pelle. Come al solito. Dovresti esserci abituato. Lascia perdere il gym per ora. È un nuovo giorno e il lavoro ci chiama. Derwish ci ha lasciato un contratto. Per chi? Ancora loro. Faremmo più soldi vendendo acqua a un cammello. Dai, Nihan. Dov'è il tuo senso del dovere? Il dovere non ci dà da mangiare. No, però arricchisce lo spirito. Ti aspetto fuori. Signori, siamo qua. Le ombre si sono con allungate. No, Hans, si è scritto Mirage. O ci toccherà un'altra predica. Questi contratti. Derwish te ne ha proposto un certo numero. Sa che può contare su di me. Mamma mia. La sua fiducia. Questo è chiaro. Ma credi che anche gli altri si fidino? Quei tipi misteriosi? Ci devo riprendere la mano, ragazzi. Lo dimostrino allora. Perché da un po' che non gioco in Assassin's Creed. Poco o niente. Sono liberatori, Nihal. Non mercanti. Conosco la storia. Ma Anbar, provincia di Baghdad, anno 161. Come si muove un pochino male. Luogo scoperto.
Corsa acrobatica. Ok. Sì, è il solito tutorial. Andiamo, andiamo. Mamma mia. Qua ho letto soltanto ovviamente nelle varie conferenze che si torna proprio ai vecchi Assassin's Creed, quindi diciamo diciamo alle origini. E vediamo. Oh! Vediamo un po'. Parlando del contratto, non voglio che tu mi prenda per una scocciatrice. Mi sto solo preoccupando per te, Sadiki. Per me non è un problema affrontare i nostri oppressori, come fanno gli occulti. Ti vedi già come un futuro grande eroe? Il nuovo Gilgamesh? No. Sono solo il figlio di un uomo del popolo che ha dedicato la sua vita al bene della sua gente. Finendo umiliato e dimenticato. Ma mi onora sentirti dire che posso puntare così in alto. Non mi tirerò indietro. Non è affatto quel che ho detto. Il senso era quello. Che folla! Ci deve essere qualcosa di importante. Il califfo è stato convocato al palazzo d'inverno. Quella folla sta certamente ammirando il suo fastoso seguito. Ah, forse oggi c'è qualcuno in vena di donazioni. So cosa vuoi dire. Qualche giochetto di mano per tenerci in forma. Se il contratto non ci sfamerà, ci penserà il califfato. Quel mercante ha lasciato la borsa sul tavolo. Puoi iniziare con quella. Via, prima che se ne accorgano. Preparati. Li sceglierò io. Occhio attento e mano lesta. Un duo formidabile. Sì, questo è il vario tutorial. Là, il tizio esuberante. Deve avere qualcosa di valore. Questo che di là che deve trovare le persone, eh? Fermati, ladro! Guardia! Guardia! C'è un ladro qui! Aiuto! E laggiù, a quel banco. Lei ha del denaro. Dov'è ora? L'avete visto da quella parte? Ma chi compola? Maledizione! Scappa! Aiuto! È qua! Aiutatemi! Via, via. Spostarsi. Hai capito? Sì, dammi la forza. Ciao, ragazzoli. Salute. Guarda un po' chi c'è, il nostro pigrone. Ti stavo aspettando. Qualcuno deve pur pensare al cibo. Fermi. Mangiate. E cercate di stare alla larga dal mercato. Fidatevi. Andate da Zaida. Lei usa molto burro. Già, proprio così. Sembri stanco. Stai bene? Una piccola avventura mi farà stare meglio. Che cosa vogliono? Un libro mastro navale al porto. Di per sé non ha alcun valore,
ma a loro servono le informazioni che contiene. Un gioco da ragazzi. Non chiedono niente di più difficile. So fare di meglio. Non essere presuntuoso. Le guardie del califfo sono dappertutto. Faresti bene a tenerlo a mente. Ti preoccupi per me più di quanto non facessi a Bagdad. Lo facevo anche allora, ma adesso sono troppo vecchio e stanco per nasconderlo. Porta qui il libro, mastro. È in fretta. Non abbiamo parlato del compenso. Non ancora. Lo faremo a incarico completato. Sai come sono fatti. Strano. Lui è solo un messaggero. E tu sei sempre un galoppino. Potresti agire da solo questa volta. Ruba il libro mastro. Va bene. Avevano spade. Non hai nessun altro, Basim. Non aver paura, che qua ci pensi me. Aia. A quanto ammontava tutto il carico ricevuto? 16 casse, un forziere, mezza dozzina di borse. Restano solo 3 casse, a quanto indica il libro mastro. Aspettiamo fino a domani sera per il ritiro. Se non si presenta nessuno, vorrà dire che si sono dimenticati della loro merce. Aprile tutte. Prendi quello che può farci gola e butta via il resto. Aspetta qui. Ah, il tutorial combattimento. R1 per tramo tiro. Se dovessero vedermi, fuggirò. Io sono più agile di quelle guardie. Ehi, ma che? Trovate la chiave. Bene, credo chissà quali segreti ci sono qui dentro. Forse riuscirò a strappare al vecchio Derwish qualche dettaglio sul contratto. Salve.
Sei che? non ho capito. Ma è stata una passeggiata. No, non ho capito. Gli occhi in città ci farebbero comodo. Vedrò che posso fare. Ha un'aria importante. Potresti tirare sul prezzo. Ah, Basim, che tempismo. L'hai preso? Ma è stato facile. Dallo a me. Siete una di loro. Ecco. Pare sia stato consegnato questa mattina. Certa sia il forziere che cerchi? Ne sono certa. Paga il ragazzo. Se dovete rubare qualcosa, io faccio al caso vostro. Derwish può confermare. Mi ha girato i vostri contratti. Allora hai fatto la tua parte. Posso fare di più? Ho perso due uomini scelti in questa ricerca. Dubito che un ladro di strada farà di meglio. Allora avete due posti liberi. Lasciatemi provare. Dovrei dimezzarti il compenso per l'affronto. Grazie, Derwish. Senti un po', Basim, se vuoi continuare a lavorare per me, abbassa la testa e chiudi la bocca. Perché hai deciso di renderti ridicolo così? Così come? Come un pezzente. Li implori di darti attenzione. Pezzente? Nihal, io faccio bene il mio lavoro. Quella donna sarebbe fortunata ad avermi. Peccato che non ti voglia. Sei un ladruncolo e anche sudicio. Perché insisti? Perché continui a spingerti su questa via? Perché essere un ladruncolo non è la mia vera ambizione. Ho altro da offrire al mondo, oltre alle mie dita svelte. Solo che il mondo non lo sa. Quasi, Jazib. Che cos'è? Aha! È la mia ultima creazione. Mi serve per difendermi dai mercanti furiosi quando mi... beccano a frugare tra le loro cose. Allora mi considero fortunato. Ma questo odore... Che cos'è? Ah, siamo stati al porto a pescare per tutta la mattina, ma ci è andata male. Al porto? Hai visto o sentito qualcosa a proposito di un forziere? Ah, sì, quello nero. Molto bello. Delle guardie forzute lo hanno portato a palazzo. Ti ringrazio, Jazib. Che cosa hai in mente? Vogliono quel forziere e io andrò a prenderlo per loro. Gliela farò vedere. Non c'è modo di farti cambiare idea, vero? Allora ci proveremo insieme. Se ti farai scoprire nel palazzo d'inverno, ti uccideranno all'istante. Ci serve un ingresso sicuro. E io so dove possiamo cercare. Sempre che ti stia bene lasciarti guidare, una volta tanto. Non devi accompagnarmi per forza, Nihal. Non so bene come la pensi. Stai per fare un'idiozia. Ma non c'è verso di fermarti. Verrò con te. E continuerò a stuzzicarti finché non rinuncerai all'idea di rubare un forziere dal palazzo d'inverno del califfo. Se la metti così, non fai che convincermi ancora di più. Andiamo o no? Fai strada. È un piano folle, Basim. Se anche avessi successo e fossi accolto nei loro ranghi, poi che succederebbe? Ti dimenticheresti di noi? Certo che no. Nihal, i loro interessi sono anche i nostri. Tuoi, miei e di chiunque sia costretto a vivere per le strade vivendo di avanzi e di acqua sporca. Io posso essere lo strumento che ci salverà da quella vita, che permetterà a Jazib di usare il suo talento come artigiano, che impedirà a brava gente di essere emarginata come lo fu mio padre e a bambini di vivere sempre alla giornata. Capisco quel che vuoi dire, Basim.
ma stai dipingendo un mondo che non può esistere. Su questo non siamo d'accordo. Eccolo lì, il palazzo d'inverno. Vieni, di qua. Sono dietro di te. Qui. Attenderemo che faccia buio. Questo luogo non ti risveglia ricordi piacevoli? Non molto tempo fa eravamo quassù a contare la refurtiva nel buio della notte. Come adesso? I rischi erano più bassi. Anche il valore del bottino. Beh, prima di poter cantare vittoria, dovrai raggiungere l'obiettivo. E a quanto vedo, ci vorrà un po' di creatività. C'è sempre la porta principale. Mi farai sapere se ti va bene oppure no. Dove stai andando? Ho avuto una buona idea. Se tu non ne hai nessuna, forse dovresti darmi retta. Aspetta! Si è fatto buio. Vieni. Nihal! Ti aggrappi alla mia coda, Basim. Sei saggio. So che odi restare da sola. Vedo delle guardie da quella parte. Resta lenta, va bene? Salsa di menta con melagrana e limone. Ho già la cuoria. Muoviti o me ne andrò senza di te. Attenzione! Sarebbero pazzi ad attaccarci qui. Abbiamo anche ricevuto rinforzi. Terremmo testa persino a un esercito di Gilda. Hai visto gli ospiti? Che strani costumi. Chiudi quella bocca, altrimenti ci farai passare dei guai. Mi chiedo solo il perché dei costumi. Non c'è nessuna festa. Gli ospiti incontreranno il capitolo. Forse possiamo passare da qui. Ma non senza una chiave. Guardati in giro.
cuore. Fa un riposino. Non c'è fretta. Avrò il tuo sangue. Cosa? Facciamo! Serve aiuto qui! Sei cibo per colpi! Ascolta il tuo padrone, cane! Bene così! Ti colpirò alla schiena! La mossa! Ma non avere... Procedo! Merda, mi sta sfuggendo! Califfo sembra inquieto. Avere un figlio ribelle non lo aiuta. Il ragazzo è curioso. È la sua prima volta a palazzo, non è così? Che vada dove vuole. Provvedere a lui. L'incontro dovrebbe essere breve. Eccoli qui. Vieni. Perdi qua. Il califfo vi attende. Sono arrivati, mio signore. Fuori, tutti quanti. Incontrerò gli ospiti da solo. Padre, fammi restare. Fuori di qui. Sembra pesante. Non riusciremo mai a portarlo via. Allora dovrò prendermi quel che contiene. Signori, benvenuti. È tutto a posto. Desumo che sia assai importante per voi, ma vi assicuro che sarà ben protetto qui. Non ci aspettiamo nulla di meno. Ci dedicheremo al nostro compito e torneremo a tempo debito. Siate pronto, Califfo. Potrei forse vederlo? Il contenuto? Per proteggerlo a costo della vita dovremmo sapere... Voi non vedrete niente. Non direte niente. Avete capito? Sì, sì, ma certo. Nulla di ciò. È la nostra occasione. Arriva qualcuno. Di qua. Via libera. Non pensavo che sarei mai entrata qui. Guarda che razza di archi.
Venderne un solo frammento frutterebbe un mucchio d'oro. Va bene, Basim. Apri, ruba, scappa. Basim, presto! Basim! Dai, dammelo! No, no! Hai una vaga idea di quello che mi faranno. Vi prego, io mi dispiace. Questa è tutta colpa tua! Basta! Mi prego! Un delinquente da quattro soldi! No! Corri! Nihal, aspetta! Padre! Prendetelo! Il califfo è morto! Trovate il moccioso! Non ci vorrà molto! Di qui non si passa! Nihal! Basta! Ti prego! Che cosa vuoi da me? Calma. Calma, Basim. Nihal. Non proprio. Stai bene? Ottimo. Perché adesso devi parlarmi di questo. Non so cosa intendete. Dimmi cos'è successo. Stare in silenzio non ti aiuta. Se sto in silenzio è perché non so che cosa ho visto. Quell'oggetto mi ha fatto qualcosa. Ero in un altro luogo. Freddo. Orribile. Poi mi sono ritrovato le mani del califfo strette intorno al collo e... È stato un incidente. Non era mia intenzione. Volevo solo aiutarvi. Dobbiamo portarti via da qui. Ho una barca al molo occidentale. Cosa? No, non posso partire. Devo trovare Nihal. Pensaci bene, Basim.
Le guardie del califfo stanno cercando chi l'ha ucciso. Un ladro con la tua descrizione. Non si fermeranno finché non ti avranno trovato. E quando accadrà, non ti sbatteranno in prigione, ma dritto in una fossa. Ti sto dando un'altra possibilità. Sta a te. Nihal, Derwish, sono tutti in pericolo. I soldati danno la caccia a chiunque mi somigli. C'è qualcuno qui? Qualcosa sarò al sicuro se prima seguono queste guardie. Basim! Distogli lo sguardo! Non c'era niente che potessimo fare! Niente! Se il califfo fosse vivo, questo non sarebbe successo! Pensa prima di puntare il dito contro qualcuno, Basim! L'idea del furto a palazzo è stata tua! Perché volevi fare colpo sui tuoi amici misteriosi! Io ti ho salvato! Tu li hai uccisi! Sei stata tu! Veniva da quella parte! Spero di non rivederti mai più. Presto! Sono tutti morti. Ma ero io quello che cercavano. Io non posso restare qui. Non posso. Cercate i ladri dei vivi. Vieni fuori, ragazzo! È inutile nascondersi! Dicono di averlo visto di qua. Fermo! È lui? Credo di sì. Molto bene. Muoviti! Cosa volete fare? Non pensare.
Un nuovo giorno, un'altra prova. Dovrei tornare.